Ciao ragazzi, ben ritrovati al vostro anti youtuber per eccellenza. Allora, nottata di pensieri, nottata di elaborazioni di quello che abbiamo ascoltato ieri da Marotta, da Inzaghi. Ma su quello di Inzaghi non ci voglio tornare perché non lo condivido assolutissimamente. Quindi non voglio fare il criticone, ma non lo condivido perché Onana ha 25 anni, 14, 12, 13 anni in meno di Handanovic. Deve essere titolare per me, forse lo diventerà, ma la vedo molto dura se siamo già partiti con delle gerarchie, ok? Con la scusa della fascia da capitano, eccetera, eccetera. Allora uno basta che è capitano e può fare quello che vuole al posto assicurato. Può arrivare pure Mbappé, ma se Dzeko è il nostro capitano, Dzeko gioca a titolare e Mbappé in panchina per le gerarchie. Chiuso il discorso! E sapete quanto io voglia bene a Simone Inzaghi? Simone Inzaghi! Per quanto riguarda Marotta, ragazzi, calma! Calma! Non vi deprimete, porca puttana! Non vi deprimete! A prescindere che dei famosi bluff di Marotta quando disse che non c'era interesse per Eriksen e poi l'ha preso, alla Juve non potevano pagare la clausola di Gonzalo Higuaín e la pagarono! Le parole, ma a parte che tre settimane fa ha detto che si è buttato a capofitto per Dybala, oggi dice tutto il contrario di tutto, che Dybala era un obiettivo, adesso stiamo a posto così, ma è normale. Dzeko, Correa, Lukaku, Lautaro Martinez, tornano per poco tempo Pinamonti e Satriano, Esposito hanno piazzato, e Lukaku, abbiamo 7 punte. Neanche l'anno dello scudetto abbiamo un attacco così assortito. Quindi per adesso la realtà dice, proprio la matematica dice, siamo a posto così. Questo non significa che se Sanchez si leva dai coglioni, se magari arriva l'offerta giusta, 15-20 milioni per Correa, o Dzeko magari fa un esame alla prostata e gli dicono guarda puoi andare a giocare al Galatasaray, fidatevi che Dybala diventerà nostro. Perché ok, l'Inter non vuole prendere Dybala, e perché un giocatore forte come Dybala, perché ragazzi le richieste ce l'ha pure Gagliardini, adesso vogliamo vedere che non ha richieste Dybala dalle altre squadre in tutta Europa, ci saranno e come richieste, ma c'è un patto tra Dybala e non l'Inter, Dybala e Marotta. Quindi se ha pazienza, che si leva dai coglioni il cileno, che si sgravi lo stipendio di Vidal magari, eccetera eccetera, fidatevi che Dybala preferisce l'Inter, Marotta, Simone Inzaghi, l'Internazionale Milano, stop. Quindi non è che ci allarmiamo, anzi, se dovesse finire così il mercato, anche se Dybala, lo dico sempre, lo voglio, ma se finisse così il campionato, scusate, il calciomercato, cazzo, ho conservato Skriniar, ho rinunciato a Dybala, ma ad oggi ho risparmiato la cessione di Skriniar. Tutti firmeremmo col sangue. Dumfries non è stato venduto, ma è stato preso anche Bellanova per rinforzare quella fascia. Aslani non lo conosciamo, ragazzi, non è che diciamo no, talento, fenomeno, lo vedremo. Comunque abbiamo comprato uno che comunque non farebbe giocare Gagliardini quando manca qualcuno a centrocampo. Abbiamo preso Mkhitaryan, che in panchina è un lusso. Mkhitaryan a sinistra, abbiamo perso Perisic, ma c'è un Robby Gosens che scalpita. L'attacco è migliorato, l'anno scorso abbiamo giocato senza l'attaccante predominante, prepotente, pesante d'area di rigore e l'abbiamo preso in affitto. Io sottolineo sempre che quando si esalta, no ma aveva grande operazione, dato a 100, preso a 10, ce l'hai in affitto, poi se lo riscatti negli anni tanto di cappello, ad oggi se ce l'hai in affitto. Comunque la squadra è completa, Skriniar ad oggi è conservato, quindi calma e sangue freddo, iscrivetevi al canale, attivate la campanella, giovedì ne parliamo con Diego su Nono Cugini, ok? Quindi andate su Nono Cugini Instagram, andate su Nono Cugini il canale e iscrivetevi, chi vuole bene a questo canale, chi vuole bene al sottoscritto, vuole bene a Diego Ligorio e vuole bene a Nono Cugini, ok? Ciao ragazzi, viva l'Inter!